Voce 24 News. Egitto, Italia, Patrick Zaki è libero. Per effetto della grazia concessa dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, il neolaureato dell'Ateneo Alma Mater ha potuto lasciare stamattina l'edificio della polizia di Nuova Mansura, dove era stato trattenuto da martedì, dopo la condanna a 3 anni di carcere per diffusione di notizie false attraverso un articolo. «Ora sono libero. Voglio tornare in Italia il prima possibile». Sono state le prime parole, ha detto Patrick, all'ANSA, a ritirare la laurea, di condurre una vita normale a Bologna. Roma e il Cairo stanno gestendo insieme una serie di incombenze di natura burocratica per consentire al giovane di partire. Un gesto di grande importanza che è stato molto apprezzato in Italia, ha ribadito il la premier Giorgia Meloni, ringraziando Sisi in una telefonata durante la quale i due hanno espresso l'auspicio di incontrarsi presto. La grazia a Patrick e all'avvocato per i diritti umani Mohamed El Bakar rappresenta uno sviluppo positivo per le relazioni tra Egitto ed Unione Europea. Anche i rettori delle università italiane applaudono l'epilogo atteso da anni per Patrick Zaki, ma auspicano risultati analoghi per il caso di Giulio Regeni, ancora in attesa di una risposta chiarificatrice sulla sua prolungata tortura a morte. Per la grazia a Patrick, ha assicurato da parte sua il ministro degli esteri Antonio Tajani, non c'è stato nessun baratto, nessuna trattativa sottobanco. Solo un lungo, e alla fine efficace, sforzo diplomatico. Ringrazio il governo italiano e l'ambasciatore in Egitto Michele Quaroni per il grande impegno profuso per me, ha detto Zaki. Campania News. Campania. La giunta regionale ha approvato un nuovo piano per migliorare la rete stradale regionale e locale con 500 milioni di euro da stanziare sui fondi FSC 2021 e 2027 per rendere più sicura e più efficiente l'infrastruttura viaria. Rafforza quanto già fatto dalla giunta che, negli anni, ha investito circa 800 milioni di euro finanziando 500 interventi a 400 soggetti beneficiari per il potenziamento delle reti regionali, provinciali e comunali. Continua l'impegno della regione sulle infrastrutture viarie. Si avviano grazie a questo bando, ha dichiarato il presidente Vincenzo De Luca, ulteriori e decisivi interventi con l'obiettivo di potenziare una dotazione infrastrutturale assolutamente fondamentale per assicurare la sicurezza e la qualità della circolazione e per garantire l'accessibilità sull'intera scala regionale, salvaguardando il diritto fondamentale alla mobilità anche nelle aree interne e periferiche. Salerno. L'ASL Salerno cerca anche medici pediatri per coprire i turni in alcuni ospedali. Infatti, ha pubblicato una manifestazione di interesse per i presidi ospedalieri Santa Maria della Speranza, di Battipaglia, San Luca, di Vallo della Lucania, Immacolata, di Sapri, Curto, di Polla. Il contratto avrà la durata di un anno e il compenso per i medici è di 60 euro all'ora, più oneri previdenziali. Dopo un anno il contratto si potrà anche rinnovare. Vibonati, Salerno. Il comune, a guida del sindaco Borrelli, ha ricevuto il decreto di ammissione al finanziamento, di 777.000 euro di contributo PNRR, Ministero Ambiente e Sviluppo Energetico per il progetto di meccanizzazione, informatizzazione e potenziamento del sistema di raccolta differenziata attraverso l'installazione sul territorio di isole ecologiche intelligenti di prossimità. Il progetto prevede inoltre l'adeguamento del centro di raccolta dei rifiuti, la consegna a tutti i cittadini del sistema di pesatura dei rifiuti, la realizzazione di una pesa, l'installazione di cestini smart bin, un biotrituratore per rami da potatura e contenitori per i piccoli RAEE. Cilento, Salerno. Il comune di Orria, guidato dal sindaco Agostino Astore, punta alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile. La proposta è all'interno dei punti all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale.
l'amministrazione comunale promuoverà una fase conoscitiva pubblica tesa a valutare l'interesse delle utenze presenti sul territorio comunale a far parte della comunità energetica rinnovabile, favorendo, così, la costruzione di una infrastruttura tecnologica abilitante distribuita, che potrà essere efficacemente utilizzata anche per beneficiare degli ulteriori incentivi regionali o legati al PNRR. Golfo di Policastro, Salerno. Appuntamento questa sera, venerdì 21 luglio in Piazza Olmo a Caselle con il sensazionale show, Nostalgia 90. Un evento musicale straordinario, fortemente voluto dall'amministrazione comunale. Un format che è tutto uno show, unico e sensazionale nel suo genere, con musiche e successi indimenticabili degli anni 90, tanta animazione e splendide coreografie, con un'atmosfera suggestiva, che saprà sicuramente incantare e coinvolgere emotivamente il pubblico presente, garantendo tanto divertimento. Monte San Giacomo, Salerno, il mio Maradona. È questo il titolo della mostra del fotoreporter artista, Sergio Siano, che sarà inaugurata, il 22 luglio, alle ore 18 a Palazzo Marone a Monte San Giacomo, con 150 scatti tra i più suggestivi realizzati durante gli anni della permanenza a Napoli del campione argentino. L'esposizione sarà arricchita da vari inediti che renderanno questo viaggio nell'Italia del calcio degli anni 80 ancora più emozionante e ricco. Da sabato 22 la mostra sarà aperta al pubblico ed i visitatori la potranno ammirare nella sua interezza attraverso un percorso che si snoderà in tre sezioni. La mostra fotografica è stata curata dall'Associazione Culturale Caos 48. La voce del meridione, una voce libera, informazione libera, che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale YouTube, resta sempre informato. Calabria News. Scalea, Cosenza. Continua incessantemente l'attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri della compagnia di Scalea su tutto l'alto Tirreno cosentino. Attività finalizzate al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti. La scorsa settimana sono stati tratti in arresto in flagranza per reati in materia di sostanze stupefacenti ben 5 persone e segnalati alle competenti prefetture 7 assuntori. Basilicata News. Basilicata. Continuano le conquiste del campione di nuoto di Sasso di Castalda, Domenico Acerenza. Arriva infatti un altro riconoscimento con l'oro nella staffetta 4 per 1,5 km in acque libere ai mondiali di Fukuoka, in Giappone, conquistato per l'Italia insieme a Barbara Pozzobon, Ginevra Tedeucci e Gregorio Paltrinieri. Proprio nei giorni scorsi Acerenza è salito sul podio per la conquista della medaglia di bronzo nella 5 km di fondo con Paltrinieri che si è aggiudicato l'argento. Grande soddisfazione per i neocampioni che conquistano per la prima volta l'oro ai mondiali. Aforismi e dintorni, di Stefano Cazzato. I 60 anni festeggiati con Mattarella. Tutto passa ma i nomadi restano. La voce del meridione. Informazione libera, che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale YouTube, resta sempre informato.